video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica maglia che io ho deciso di chiamare goccia di rugiada. Per quanto riguarda il filato, sono tornata a lavorare un filato che quest'anno ho adorato tantissimo, ossia il filato della Mistrico Filati linea Fresh Mojito, che è un 100% cotone riciclato un po' spesso. Il colore che ho scelto io questa volta è il colore del lilla e per realizzare questa maglia, che è una taglia S, ho utilizzato 4 di questi gomitoli. Vi ricordo che ogni gomitolo è da 100 grammi e misura 140 metri e io ho lavorato con l'uncinetto del 4,5. Oltre a questo colore, come ben sapete, ce ne sono molti altri e io ne ho scelti alcuni sempre perfetti per poter realizzare questa maglia. Il nero, se volete indossare questa maglia di sera, oppure un bel fucsia o un bel panna. Però sapete che nel sito Filati Elsa trovate tantissimi altri colori con cui poter realizzare questa maglia. Per una taglia M vi consiglio 500 grammi, anche perché io dell'ultimo gomitolo di 100 grammi ne ho utilizzato veramente poco, diciamo soltanto per fare gli ultimi 3-4 giri. Quindi per una taglia M andare a prendere 500 grammi vanno più che bene. Per una taglia L vi consiglio 600 grammi, se siete una taglia XL invece 700 grammi. La lavorazione è top down, quindi si parte dall'alto e io ho scelto una classica lavorazione che già abbiamo fatto in passato per altre creazioni, anche passato attuale in realtà, che è questo con i ventagli, quindi è un top down con i ventagli, si lavora però in aperto, quindi in giri di andata e ritorno, andando ad ampliare la lavorazione fino ad arrivare agli scalfi. Una volta fatti gli scalfi si continua a lavorare il corpo della maglia in giri di andata e ritorno fino ad ottenere la profondità desiderata. A quel punto, e io naturalmente nel video vi dico quanto, si va a chiudere il pezzo sul davanti e si va a lavorare il resto della maglia. Per fare la maglia il più possibile aderente al mio corpo, io poi sono andata a fare degli aumenti ai lati, e anche qui nel video vi dico come fare, in modo da poter avere la maglia stretta nella parte di sopra, ma che poi scende morbida e quindi non troppo stretta nella parte dei fianchi. Questo perché ho preferito fare questa tecnica in modo tale che se volete potete trasformare questa maglia anche in un bel vestito andando a fare comunque gli aumenti, così come ve li spiego nel video, e quindi andare a fare un vestito lungo, non troppo aderente, ma con una gonna un po' a campana. Per quanto riguarda poi questo scollo che vedete qui, questa goccia, del motivo per cui ho deciso di chiamare questa maglia goccia di rugiada, è che poi alla fine sono andata a cucire un piccolo bottone qui in alto in cui ho fatto passare il ventaglio e si crea appunto questa goccia qui. Io adesso sotto indosso un top a fascia, ma voi potete indossare anche un bel reggiseno in modo da rendere apertura della maglia molto più elegante e sexy. Questo sempre, altrimenti come me potete indossare soltanto una fascia sotto per rendere così il vostro outfit comunque più casual, mettiamola in questa maniera. Spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla e come sempre mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferruzzare, oppure come sempre mi potete poi taggare anche su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio. Vi ricordo inoltre che sul sito sono presenti anche i PDF per poter realizzare la maglia. Se non vi piace seguire i tutorial, quindi seguire passo per passo i vari giri da fare per poter realizzare la maglia anche nelle taglie più grandi, vi spiego comunque quanti aumenti fare via discorrendo. Vi ricordo inoltre che sul sito adesso troverete anche disponibile il PDF della borsa che ho realizzato all'inizio settimana per un evento particolare che non ho avuto tempo di fare anche il video tutorial, quindi trovate il PDF che vi ricordo potete acquistare sul sito oppure ad avere in omaggio se acquistate il filato. Detto ciò, noi ci vediamo al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico linea Fresh Mojito. Vi ricordo che è un cotone riciclato, io utilizzerò l'uncinetto del 4,5 e lavorerò con il colore lilla, però qui come potete vedere ci sono anche altri colori che potete sfruttare, ma ce ne sono molti altri sempre presenti sul sito. La lavorazione che andiamo a fare è top down, si parte dall'alto e io monterò 72 catenelle. La lavorazione che andiamo a fare si realizza su un multiplo di 4, però visto
visto che divideremo la parte in 5 parti, la parte dietro, le due parti della manica e le due parti avanti, io vi consiglio per una taglia M di andare a aumentare di 20 catenelle, in modo da avere poi un motivo in più rispetto a me per ogni lato. Per una taglia L quindi vi consiglio invece 40 catenelle, in modo da avere due motivi in più per ogni lato, quindi due per le due parti avanti, due per ogni manica e due per la parte dietro. Quindi ripeto, io ho montato 72 catenelle, montatene 20 in più per una taglia M, 40 in più invece per una taglia L. A questo punto possiamo andare a fare il primo giro. Il primo giro è uguale per tutti e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Prendo il filo, entro nella prima delle nostre 72 catenelle e andiamo a fare un'altra maglia alta. Catenella di separazione, rientro e vado a fare altre due maglie alte, una e rientro due. Salto 3 catenelle, ricomincio da capo e andiamo a fare il nostro ventaglio, quindi due maglie alte, una e rientro due. Catenella di separazione, rientro e vado a fare altre due maglie alte, quindi una e due. Quindi ancora salto 3 catenelle, entro nella quarta e di nuovo da fare il mio ventaglio, quindi 2 maglie alte, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte. Quindi devo andare a fare questo per tutto il primo giro, che è uguale per tutte. Nel secondo giro, che inizieremo ad andare a fare i nostri angoli, vi dirò dove le taglie più grandi devono andare a fare diverso rispetto a me. Allora, ho terminato il primo giro e io mi trovo 18 dei miei ventagli. Mi raccomando, per una taglia M ve ne dovete trovare 5 in più, per una taglia L ve ne dovete trovare 10 in più, quindi 28, mentre per una taglia appunto M ve ne dovete trovare 23. Detto ciò, possiamo andare a fare il secondo giro e nel secondo giro, come vi ho detto, andremo a vedere la differenza per poter fare gli aumenti rispetto a me, da me rispetto alle varie altre taglie. Allora, con delle maglie bassissime iniziamo normalmente e andiamo a fare dentro con delle maglie bassissime, arriviamo all'interno dell'archetto di una catenella e andiamo a fare noi il nostro ventaglio, quindi 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientriamo un'altra maglia alta, catenella di separazione, rientro altre due maglie alte, una e due. Prendo il filo, vado nell'archetto successivo e di nuovo vado a fare il mio ventaglio. Io lo devo fare questo per 3 volte, mentre una taglia M lo deve fare per 4 volte, una taglia L lo deve fare per 5 volte. Quindi vado a fare la seconda volta e vado a fare 2 maglie alte, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte. Vado nell'archetto successivo e di nuovo 2 maglie alte, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte. Mi raccomando, come vi ho detto, io devo farlo per 3 volte, una taglia M lo va a fare per 4 volte, una taglia L per 5 volte. A questo punto andiamo a fare il nostro primo angolo, che consiste nel realizzare, entro sempre nell'archetto del ventaglio e vado a fare 2 maglie alte, 1, 2. Catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2. Catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1 e 2. Ho fatto così il mio primo angolo e sto andando a fare, scusate, gli aumenti. A questo punto, quindi questa è la parte avanti, mi trovo nella manica. Per fare la manica vado a fare soltanto 2 ventagli. Per una taglia M ne andrete a fare 3, per una taglia L ne andrete a fare 4. Quindi entriamo nell'archetto di una catenella e andiamo a fare il nostro primo ventaglio. 2 maglie alte, 1, 2. Catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte. 1 e 2. Archetto successivo, di nuovo da fare il mio ventaglio, 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1 e 2.
Come vi dicevo, io per la manica devo andarle a fare soltanto due volte, taglia M ne fate 3, taglia L ne fate 4 e andiamo a fare così il nostro secondo angolo. Quindi prendiamo il filo, andiamo nell'archetto di una catenella e andiamo a fare due maglie alte, una e rientro 2. Catenella di separazione, prendo il filo, rientro e vado a fare di nuovo due maglie alte, una e rientro 2. Catenella di separazione, prendo il filo, rientro e vado a fare altre due maglie alte, quindi una e 2. Ho formato così il mio secondo angolo. Adesso devo andare a fare la parte dietro. Per andare a fare la parte dietro vado a realizzare 4 ventagli, 5 se siete una taglia M, 6 se siete una taglia L. Quindi andiamo nel nostro archetto successivo e andiamo di nuovo a fare il nostro ventaglio. 2 maglie alte, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte. Ancora vado nell'archetto successivo e lo vado a rifare, quindi 2 maglie alte, archetto di separazione, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte. Quindi sono a 2, devo fare il terzo, quindi di nuovo 2 maglie alte, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte. Ultimo ventaglio, quindi vado nel successivo e di nuovo vado a fare 2 maglie alte, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte. Mi raccomando, taglia M andate a farne 5 di ventagli, taglia L ne dovete fare 6. Quindi andiamo a fare il nostro terzo ventaglio, entriamo dentro e di nuovo andiamo a fare 2 maglie alte, 1, 2. Catenella di separazione, rientriamo altre 2 maglie alte, 1, 2. Catenella di separazione, rientriamo nuovamente, quindi 2 maglie alte, 1, 2. Adesso ci troviamo di nuovo dove abbiamo la nostra manica, perché stiamo facendo, come ho detto, in tondo, quindi questo è il dietro. Adesso dobbiamo andare a fare la nostra seconda manica. Per fare la nostra seconda manica io andrò a fare di nuovo solo 2 ventagli, 3 ventagli per una taglia M, 4 ventagli per una taglia L. Quindi entro dentro e vado a fare 2 maglie alte, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte. Vado nell'archetto successivo e di nuovo da fare 2 maglie alte, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte e ho fatto la mia manica. Quindi devo andare a fare l'ultimo angolo, quindi mi raccomando, 2 io, 3 una taglia M, 4 una taglia L, quindi se siete una taglia XL ne avrete messe ancora di più, quindi 5. Quindi andiamo a fare il nostro angolo di nuovo 2 maglie alte, 1, 2. Catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2. Catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1 e 2. Ok, adesso ho l'altra parte avanti, quindi termino andando a fare gli ultimi 3 ventagli, mentre per una taglia M ve ne dovete trovare 4, per una taglia L ne dovete trovare 5. Terminato questo, vi farò vedere come andare a fare il giro successivo. Allora, ho terminato quindi il secondo giro, mi giro con la lavorazione, andiamo a fare il nostro terzo giro, che consiste nel realizzare, andiamo a fare sempre delle maglie bassissime fino a ritrovarci dove abbiamo l'archetto del ventaglio e andiamo a fare un ventaglio sopra ogni ventaglio fino a ritrovarci dove abbiamo l'angolo. Quindi questo uguale per tutte, a seconda naturalmente di quante ventagli avete prima dell'angolo. Comunque dobbiamo andare a fare un ventaglio sopra ogni ventaglio, quindi 2 maglie alte, catenella di separazione, altre 2 maglie alte, ventaglio successivo e di nuovo 2 maglie alte, catenella di separazione, rientriamo altre 2 maglie alte. Ancora vado nel mio ventaglio successivo e di nuovo da fare 2 maglie alte, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte. E mi ritrovo quindi dove ho l'angolo e andiamo a fare nel primo archetto di nuovo il nostro ventaglio, quindi 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione, rientriamo altre 2 maglie alte, 1, 2.
andiamo nel ventaglio nell'archetto successivo e di nuovo andiamo a fare un ventaglio, 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione, rientriamo e andiamo a fare altre 2 maglie alte, 1 e 2, e di nuovo un ventaglio sopra ogni ventaglio fino ad arrivare all'archetto successivo, all'angolo successivo, scusatemi. E in questo caso io do a fare 2 ventagli, quindi vado a fare 2 maglie alte, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, vado nell'archetto del ventaglio successivo e di nuovo un ventaglio, 2 maglie alte, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte e mi ritrovo quindi nel secondo angolo. E come abbiamo fatto prima, entriamo nel primo archetto di una catenella e andiamo a fare il nostro ventaglio, quindi 2 maglie alte, catenella di separazione, si rientra altre 2 maglie alte, archetto successivo e di nuovo 2 maglie alte, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte. Quindi dobbiamo andare a fare questo per tutto il nostro terzo giro, un ventaglio sopra ogni ventaglio e nell'angoletto andiamo a fare un ventaglio sopra il primo archetto, un ventaglio sopra il secondo. Terminato il nostro terzo giro vi farò vedere come andare a fare il quarto. Quindi ho terminato il terzo giro, vedete come si sta realizzando la nostra maglia, si sono formati questi angoli e stiamo iniziando a fare gli aumenti. Adesso andiamo a fare il nostro quarto giro e iniziamo a fare sempre i nostri ventagli, quindi entriamo dentro l'archetto di una catenella e andiamo a fare il nostro primo ventaglio, quindi 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientriamo un'altra maglia alta, catenella, altre 2 maglie alte. Allora io rispetto a prima adesso dovrò andare a fare 4 ventagli, perché vedete grazie all'angolo io adesso qui ho 4 ventagli, mentre chi ha una taglia M se ne troverà 5, chi ha una taglia L se ne troverà 6. Quindi io adesso vado a fare, come vi ho detto, i miei 4 ventagli, uno in più per una taglia M, 2 ventagli in più per una taglia L. Quindi terzo ventaglio, sempre 2 maglie alte, catenella di separazione, 2 maglie alte, e mi trovo qui a fare il mio ultimo ventaglio. E come potete vedere siamo in direzione del nostro angolo. E adesso dobbiamo fare un ulteriore aumento sempre all'interno del nostro angolo, in corrispondenza tra i due maglie, tra i due ventagli che abbiamo creato nel giro successivo. Quindi vedete qui andiamo a fare un altro ventaglio, quindi non andiamo direttamente nell'archetto di una catenella del ventaglio successivo, ma andiamo tra i due ventagli, quindi entriamo dentro e andiamo a fare 2 maglie alte, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte. Ora, se vi ricordate, io come manica avevo 2 ventagli, adesso invece me ne ritrovo 4, 1, 2, 3 e 4, ritrovandomi quindi direttamente dove ho il mio secondo angolo. Per una taglia M quindi vi troverete 6 ventagli, per una taglia L invece ve ne troverete 8, quindi 2 in più rispetto al giro precedente. Io ne avevo 2, ne avevo, e adesso ne vado a fare 4. Quindi vado nel primo ventaglio e di nuovo da fare il mio ventaglio. In totale ne devo andare a fare 4. Una taglia M rispetto ai ventagli che aveva prima ne deve fare 2 in più. Una taglia L, quindi rispetto al giro precedente, si troverà con 2 ventagli in più. Questo sempre ci porterà al secondo angolo. E al secondo angolo andremo a fare di nuovo il nostro aumento. Quindi io sto facendo il mio terzo ventaglio, sempre 2 maglie alte, catenella, rientro altre 2 maglie alte, ultimo ventaglio, quindi sempre 2 maglie alte, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte e mi ritrovo quindi nel mio angolo.
e vado a fare di nuovo tra i due ventagli e il mio ventaglio. Vedete, andiamo in corrispondenza con il ventaglio del primo giro. Così, se avete come riferimento il ventaglio del primo giro, capirete che vi trovate proprio al centro del vostro angolo. È più facile così orientarsi, mettiamolo in questo modo. Quindi andiamo a fare di nuovo due maglie alte, catenella di separazione, rientriamo altre due maglie alte. E adesso procediamo con la parte dietro. Io con la parte dietro avevo 4 ventagli, adesso ne ho 6, perché appunto ho avuto i due aumenti. Quindi taglia M rispetto al giro precedente vi troverete 2 ventagli in più, taglia L stessa cosa, rispetto ai ventagli del giro precedente ve ne ritroverete 2 in più. Quindi io continuo a lavorare un ventaglio sopra ogni ventaglio fino ad arrivare all'angoletto successivo. Ho terminato i ventagli del dietro, quindi mi ritrovo nel terzo angolo e quindi in corrispondenza del primo ventaglio del ventaglio del primo giro vado tra i due ventagli e vado a fare il mio ventaglio, quindi due maglie alte, catenella di separazione, rientro altre due maglie alte. Mi ritrovo nella seconda manica, quindi come abbiamo fatto prima, invece di due ventagli me ne ritrovo 4. Una taglia M rispetto al giro precedente se ne ritrova 2 in più, una taglia M rispetto al giro precedente se ne ritrova sempre 2 in più. Quindi io vado a fare i ventagli fino ad arrivare al quarto e ultimo angolo. Vi farò vedere di nuovo l'aumento, termineremo il nostro quarto giro e poi, come vi ho detto, si ricomincerà dal secondo e vi farò vedere come. Ed eccomi qui all'ultimo angolo, quindi vado tra i due ventagli in corrispondenza del ventaglio del primo giro e vado a fare il mio ventaglio, due maglie alte, catenella, rientro altre due maglie alte. E andiamo adesso a terminare facendo un ventaglio sopra ogni ventaglio. In questo caso io da 3 passerò ad averne 4, mentre voi la taglia M se ne troverà uno in più rispetto al giro precedente, taglia L se ne troverà uno in più rispetto ai ventagli del suo giro precedente. E una volta finito il quarto giro si ricomincerà dal secondo, vi farò vedere un attimo come andare a lavorarlo. E poi si ripeterà sempre dal secondo al quarto giro gli aumenti fino a che non si avrà lo scollo necessario per poter poi fermarsi con gli aumenti e andare a mettere i marcatori. Quindi ho terminato il quarto e ultimo giro, si ricomincia dal secondo, quindi andiamo a fare un ventaglio sopra ognuno dei miei 4 ventagli, 5 nel caso di una M, 6 nel caso di una L, e ci ritroveremo quindi nel ventaglio nuovo che abbiamo fatto ad ogni angolo nel giro successivo. Quindi lavoro fino ad andare a fare 4 ventagli e vi farò vedere come fare l'angolo. Ecco, come vedete mi trovo nel nuovo ventaglio, quello nuovo in corrispondenza del primo, e andiamo a fare i nostri 3 gruppi di maglie alte. Quindi prima maglia alta, quindi sto facendo di nuovo il secondo giro, mi trovo nell'angolo in corrispondenza del primo ventaglio del ventaglio del primo giro, quindi andiamo a fare i nostri 3 gruppi di 2 maglie alte. Quindi entriamo, prima maglia alta, seconda maglia alta, catenella di separazione, rientriamo altre due maglie alte, catenella di separazione, rientriamo altre due maglie alte, e poi andiamo a lavorare normalmente un ventaglio sopra ogni ventaglio fino a ritrovarci di nuovo al ventaglio in corrispondenza del ventaglio del primo giro, quindi questo qui, e qui di nuovo andremo a fare i nostri 3 gruppi di 2 maglie alte separate da una catenella. Faremo questo in ogni giro e poi torneremo a lavorare il terzo, il quarto e di nuovo dal 2 al quarto giro, questo fino ad arrivare all'ampiezza desiderata. Io naturalmente vi farò sapere quanti giri ho fatto, quindi quanti aumenti sono andata a fare e quanti giri ho fatto senza più aumenti per poter mettere i marcatori, e poi andremo a vedere anche come chiudere la parte avanti della maglia per creare il nostro scollo.
Allora, io sono arrivata a fare 10 giri e mi sono fermata per mettere i marcatori, però dal settimo giro io non ho fatto più aumenti. Vedete, qui era il settimo giro, non ho fatto più aumenti, quindi sono andata a fare un ventaglio sopra ogni ventaglio. Mi raccomando, io sono arrivata al settimo giro dove avevo il ventaglio in mezzo ai due ventagli che avevo appena formato, però se voi vi fermate prima non è un problema, l'importante è che non vi fermate nel giro dove avete i tre gruppi di due maglie alte, ma vi dovete fermare dove avete il giro subito dopo, quindi due gruppi di due ventagli, cioè i due ventagli, oppure come nel mio caso dove ho i tre ventagli, perché quello è il centro e quello poi dove uno solitamente va a fare poi il giro delle dei tre gruppi di due maglie alte. Quindi se vi fermate dove avete i due ventagli, allora mi raccomando il marcatore va messo in mezzo, andate a lavorare senza fare aumenti e mettete il marcatore in mezzo in modo da ricordarvi sempre dove sta l'angolo. Per me è più facile rendermi conto perché appunto ho dalla parte alta, ecco così si vede meglio, da dove avevamo iniziato, ho qui i miei aumenti, quindi qui è il mio angolo. E come potete vedere sono andata a mettere il ventaglio, il marcatore dove ho il ventaglio negli angoli. Se non avete il ventaglio, mettetelo tra i due gruppi di due, tra i due ventagli. Io ho il ventaglio, quindi lo sono andata a mettere dove ho la catenella di separazione delle maglie alte. Stessa cosa da quest'altro lato. Sono andata a mettere qui il mio marcatore sia avanti che dietro. Adesso questo mi serve appunto per non andare a fare più le maniche, cioè per creare le maniche, perché come scalfo per me va bene, quindi mi sono fermata a 10 giri, quindi adesso continuerò a lavorare un altro giro senza chiudere ancora il davanti e poi vi farò vedere come andare a chiudere il davanti. Quindi continuo, come vi ho detto, adesso a lavorare sempre in giri di andata e ritorno, quindi mi vado a fare sempre le mie maglie bassissime e vado a lavorare normalmente fino ad arrivare al marcatore. Arrivata al marcatore, vi faccio vedere come passare dalla parte avanti alla parte dietro. Quindi eccomi qui, mi trovo nel marcatore dove ho il mio marcatore e vado a fare due maglie alte da questo lato, quindi una e due, catenella di separazione, due maglie alte nel ventaglio successivo e questo è il mio scalfo per la mia manica, quindi vado nella parte dietro, entro nell'archetto di una catenella dove ho il marcatore e vado a fare le due maglie alte. A questo punto quindi mi tolgo il marcatore, vedete, ho creato così lo scalfo e vado a lavorare normalmente, quindi vado nell'archetto successivo e vado a realizzare il mio ventaglio. Continuo a lavorare normalmente fino ad arrivare al marcatore successivo e anche in quel caso vi farò vedere come passare dalla parte dietro alla parte avanti. Sono arrivata al secondo marcatore e di nuovo due maglie alte nel primo archetto, una e due, catenella di separazione, questa è la parte avanti, quindi vado nel ventaglio successivo dove ho il mio marcatore, qui ho la manica e vado a fare le mie due maglie alte, una e due, e vado a lavorare normalmente di nuovo fino ad arrivare alla fine del giro. Farò un altro giro, questo marcatore lo vado a togliere, farò un altro giro senza chiudere il davanti e poi terminato, mi raccomando, qui poi dove andrete, qui andremo a fare il nostro ventaglio, quindi ventaglio qui, ventaglio qui, ventaglio qui. Quindi io adesso termino questo giro, ne farò un altro senza chiudere e poi terminato questo giro vi farò vedere come chiudere la lavorazione sul davanti in maniera molto semplice. Staccheremo il filo e andremo a lavorare sotto nella parte laterale in modo tale che l'inizio e l'inizio e la fine giro non si vedano sul davanti ma si vedano sul lato. Quindi continuo a lavorare normalmente, sto finendo il giro. Inizierò quest'altro giro e quando lo andrò a chiudere vi farò vedere appunto come vi ho detto come chiudere. Molto semplicemente faremo una maglia bassissima, staccheremo il filo e torneremo a lavorare sempre questa volta in tondo, quindi non cambia niente, si va sempre a fare un ventaglio dentro ogni ventaglio
però lavoreremo in tondo. Questo ci avrà permesso quindi di creare il nostro scollo particolare dritto e poi andremo a lavorare il corpo della maglia fino alla lunghezza che ci desideriamo. Potremmo anche farne un vestito, quello che volete. Per adesso io opto per una maglia. Se dovesse fare un vestito, naturalmente ve lo dirò. Comunque continuo a fare questo giro, quando lo terminerò vi farò vedere come chiudere e poi come vado a lavorare da sotto la manica. Allora, ho terminato anche l'altro giro, vedete, questo è la lavorazione. Adesso, come vi ho detto, andremo a chiudere la lavorazione sul davanti e in maniera molto semplice andiamo a fare una maglia bassissima. Ora, volendo, potremo fare un giro chiuso, però io preferisco andare a staccare il filo, che poi con l'ago mi andrò a nascondere, vedi, scorrendo. Vedete, qui abbiamo così creato il nostro scollo. Ora io vado in uno dei ventagli qui sotto e vado da qui a lavorare in tondo, in modo che non si veda l'inizio e la fine della lavorazione sul davanti, ma sia di lato. Quindi vado a fare le mie 3 catenelle, rientro, vado a fare un'altra maglia alta, catenella di separazione, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte, una e 2, e continuo quindi così a lavorare in tondo. Quindi io qui finirò il giro, farò una maglia bassissima e ricomincerò a lavorare un ventaglio sopra ogni ventaglio fino alla lunghezza desiderata. Vi dirò alla fine, naturalmente, quanto sono andata a lavorare, se ho fatto qualche aumento, e gli aumenti li andrò a fare sempre qui come abbiamo fatto all'inizio, ma ve li farò vedere naturalmente. Però se dovrò fare aumenti, li farò lateralmente. Quindi io continuo a lavorare e vi aggiornerò per ogni cambiamento o alla fine se avrò fatto tutto dritto per quanto riguarda questa maglia. Allora, io ho fatto un totale di 23 giri per arrivare alla fine della mia maglia e vi dico che ho fatto un aumento al 15° giro, quindi facendo i miei 2 e 3 gruppi di 2 maglie alte, e un altro aumento lo sono andata a fare al 22° giro. Quindi ripeto, da quando abbiamo fatto gli scalfi io ho ripetuto un totale di 23 giri facendo gli aumenti al 15° giro, quindi 3 gruppi di 3 maglie alte, e al 22° giro, in modo tale appunto da avere la maglia sotto più larga e non che cade e dritta. A questo punto non mi resta che cucire tutte togliere tutti i fili e andare a cucire un piccolo bottone qua in alto che mi serve per poter chiudere la mia maglia e avere questa apertura sul davanti che trovo molto carina e particolare. Quindi in questo caso la nostra maglietta è terminata.